mo che facciamo? Chiama il 113. Ma che 113, raga? Conosca una il 113. Ma non ci serve il 113. Basta il dialogo, si risolve tutto. Il dialogo? Forse non se n'è accorto. Quello mare è un po' sbadato. Ma accorto di che? È una femmina. Che gli dimo? Ah, raga, è semplice. Tocca solo scegliere bene le parole. Se va là gli si dice buongiorno, piacere di conoscerti, e io sono Tizio e Caio. Scusa, ma il tavolo è prenotato perché stiamo lavorando per il torneo e ne abbiamo ancora fatti i bordi. Lei capisce, se ne va. Che ce vuoi? Ma che ci devo andare io? No, ci mandiamo un ambasciatore, ci mandiamo. E che non fa tutto noi, scusa? Io ho scelto che dì e tu glielo dici, ma è lavoro di squadra, scusa, Ma interoccupa, stiamo qua noi. Stavo apposta allora. Tu vai là, se ci accorgiamo qualcosa non torna, ti facciamo uno squilletto. Te rispondi e torni qua da noi. Sì, ma... E vai, la staffa tanto lunga, vai, vai! Buonasera. Buongiorno. Ah sì, buongiorno, devo dire, buongiorno. Piacere di conoscerti. Ah, piacere mio. No, però non mi... perché c'ho tutto scritto qua, quindi... Buongiorno, piacere di conoscerti. Ah, io sono Tizio e Caio. Uè, ho detto bene. Siete una cima proprio, cazzo. Ma che, hai ascoltato qualcosa? Basta fidati ai napoletani. È proprio vero, guarda, sta roba la devi risolvere un romano. Vai tu, Edoa. Io. E non la fa lunga, su. State zitto, va Tizio e Caio. E vattene! Guarda, mi sta pure a squillare il cellulare. Arrivo! Ma porca miseria, che do! Poi la gente dice che sei un eunuco. Chi lo dice? La gente, lascia sta. No, 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 mo mi dice chi lo dice. Poni, poni! Tocca scegliere bene le parole! Che diceva Nanni Moretti? Che sono un uco. Che sono un uco. Che cazzo è? Buongiorno! Buongiorno. Ma che c'è, una festa in questa casa? Sei il terzo che arriva. Una festa? Con chi ho il piacere di parlare? Un'amica di Emanuele. Quando passo per Roma dormo sempre qua da lui. Hai capito, Emanuele? No, anche noi siamo amici di Emanuele. Ci riuniamo qui ogni mercoledì per fare del sano sport. Ah, ma quindi c'è pure Ema? No, oggi non è potuto passare. Ah, ecco. Insomma, voi sareste degli atleti. Atleti. Diciamo che abbiamo un solo semplice obiettivo. Quello di fare del sano sport e di fortificare il nostro spirito di squadra. E rimpiazza la foto dalla vecchia. Sì, poi c'è chi ci chiama atleti, chi ci chiama artisti, chi cultori. Chi è un uchi? Chi? Lascia stare. A me sembra di sentire delle voci. No, sì, infatti sono i miei due colleghi che fanno il solito stretching di riscaldamento. Stretching? Solito. Ma quindi voi che sport fate esattamente? Uno sport tanto antico quanto nobile. Aspetta, ma voi siete quelli... del puzzle? No, vabbè, c'è quelli che pensano che il puzzle sia uno sport. Ecco perché c'erano le tessere. No, vabbè, incredibile, ma quindi voi esistete veramente? Scusate, ma quindi io vi ho rubato il posto per giocare, volete che mi sposti? Oddio, ma aveva pure avvisata Emanuele, che figura, mi dispiace. No, ma che figura, che figura che siamo quelli del puzzle? Dice che siamo quelli del puzzle, ma chi sono questi? Noi. Noi proprio non lo sappiamo chi sono questi. Ma scusami, il puzzle. Il puzzle, è che è uno sport il puzzle, uno sport che si fa seduti al tavolino. No, ma che ti salta in mente? Anzi, guarda, torna tranquilla a studiare, noi ci spostiamo fuori in balcone e facciamo il nostro vero sport. Ma quindi mi dispiace se vengo a curiosare? La cifra. No, è che è uno sport molto complicato, non capiresti. Poi sento che mi sta per suonare il cellulare, quindi... quindi devo rispondere. Il mio telefono sta per suonare. Non suona. Non suona. Quindi che sport è? Lotta. Dai, lotta libera o greco-romana? Libera, libera. Che coincidenza. Pensa che un mio amico ha appena cominciato a fare lotta libera nella stessa palestra. Infatti no, greco-romana. Nella stessa palestra dove insegna lotta greco-romana. Te pareva? Se solo mi squillasse il cellulare. Onestamente a guardarvi non l'avrei mai detto, A volte le apparenze possono ingannare. Pensa che sono una grandissima fan di questo sport. Ma dai, sì. Ma che notizia. Squillino le trombe. Squillino! Tutti quei campioni, il russo Karelin, l'italiano Maenza. Conoscete Maenza? Ma, anzi, sì. Vabbè, diciamo, è chiaro questo... che lo conoscete perché facendo lotta greco-romana. Ma com'è che lo chiamavano lui? Pollicino? Quante domande, oh! E torna a Lecce, torna! A Gabbanelli è arrivata, oh! Ma che coglioni questa, raga, però? Che cazzo. Ma che coglioni! Comunque, ve l'avevo detto che il puzzle non è uno sport. Ah, raga, prima che parla gli è meno, Andiamo a terrazzo. Ma fa caldo.
È stato lui. Una squadra di peracottario. Chiami il 113.